Buonasera a tutti, come è stato detto io mi chiamo Fulvio Scaglione e in realtà io avrei dovuto essere la parte minore di questa serata, lo sarò evidentemente, perché avremmo dovuto avere un terzo ospite che però appunto ha avuto dei problemi non ha potuto essere qui con noi. Quindi io dirò solo poche cose e poi cederò la parola a lui che è un testimone diretto e quindi ha cose molto più interessanti da dire sicuramente di me. Lui ha anche scritto un libro che ha avuto successo quindi, e che molti di voi sicuramente avranno letto, quindi ci sono veramente tante cose che si possono ascoltare da lui ed eventualmente molte altre chiedergli. Io per conto mio dirò che mi sembra che quello che noi stiamo assistendo a proposito del Rojava e della questione kurda in generale è una, come se questo fosse una specie di nastro che gira a loop, no? Perché la questione kurda è una questione che va avanti da più di un secolo praticamente. E il destino dei curdi apparentemente sembra essere quello, come capita a molte minoranze, dotati di forte autocoscienza, di essere spesso, come dire, coccolate, vezzeggiate, usate e poi abbandonate. Quindi questa è per esempio una cosa che chiederò a lui, se lui ha questa stessa sensazione. Un'altra cosa che credo sia da notare, che anche questa da chiedere a lui e sulla quale mi piacerebbe sentire il suo parere, è che noi parliamo molto facilmente di curdi, perché alla fine quello che noi abbiamo in mente nel retro del nostro cervello è il progetto del grande Kurdistan, cioè di uno Stato nazionale dove questi 30 milioni di curdi potranno un giorno essere riuniti. Io personalmente sono molto scettico su questa ipotesi, ma comunque questo è il sogno. Però in realtà noi dovremmo forse anche abituarci a ragionare in termini non solo, diciamo così, etnici, ma in termini anche politici. Se cominciamo a ragionare in termini politici, allora il mondo curdo è molto meno compatto della nostra idea originaria. Compatto del pensiero che abbiamo come dire, in qualche modo incorporato nella mente. Dal punto di vista politico, per esempio, tra il contratto sociale e l'idea che anima il Rojava e per esempio l'assetto politico del Kurdistan iracheno, che è dominato da due famiglie, due clan che controllano il, chiamiamolo paese, anche se non è un paese, che si sportiscono le risorse, il potere, che si tramandano queste posizioni di padre e figlio, di marito e moglie, eccetera, eccetera, c'è un abisso, sono due mondi, sono tutti due mondi curdi, ma sono due mondi politicamente lontanissimi l'uno dall'altro, e i curdi della Turchia sono poi politicamente ancora un'altra questione. Quindi credo che questo sia anche un argomento che valga la pena di indagare. E poi naturalmente c'è questa. Poi un'altra visione interna al mondo curdo è per esempio quella dell'appoggio americano, dell'appoggio occidentale. I curdi del Rojava sono stati prima usati e poi abbandonati alla Turchia, eccetera, eccetera. Mentre invece i curdi che sono più a sud, che sono a confine tra l'Iraq e la Siria e che hanno una funzione politica diversa, è molto più utile in questo momento ai giochi di certe potenze, sono invece tuttora, come dire, protetti. Abbiamo visto che gli americani hanno anche bombardato l'esercito siriano per in qualche modo proteggerli e metterli a riparo. Quindi è una situazione in realtà, dietro la parola curdi ci sono tante cose molto complicate, molto diverse, tantissime sfumature.
culture che faticano evidentemente molto a ricomporsi in un quadro unitario, e anche da questo deriva poi tutta la difficoltà dell'affermazione dell'ideale culturale. E le cose cambiano anche molto in fretta, pensate a tutta l'epopea e tutta la mitologia che è stata, e lui questo credo la conosca bene perché c'era, che è stata disegnata proprio intorno alla questione Kobane, sui Peshmerga, sulle donne combattenti Peshmerga, eccetera, eccetera, eccetera. No? Questa mitologia pazzesca, che è una mitologia in qualche modo anche giustificata, ma anche molto occidentale, perché poi se uno va in Medio Oriente, e anche questo gli chiederò conferma, comunque chiedo già fin d'ora della sua esperienza, non è per esempio che il termine curdo evochi solo immagini positive. Ci sono ampie fasce di popolazione del Medio Oriente che nei confronti dei curdi hanno un atteggiamento di diffidenza, perché per tante ragioni anche storiche, perché per esempio si imputa ai curdi di essere stati i grandi protagonisti dei grandi massacri di cristiani, degli armeni nel 1915, dei siri di nuovo nei primissimi anni 10. Quindi anche questo è un fattore che influenza e che bisogna tenere in conto. In conclusione di questa introduzione molto sommaria, ma ripeto, credo che sia importante ascoltare lui, in conclusione noi dovremmo imparare, credo, molto a distinguere tra quello che è il nostro ideale, la nostra conoscenza, soprattutto la nostra proiezione immaginaria, rispetto a quello che poi è la realtà sul terreno, dove le considerazioni da fare sono molto più complicate e anche, come dire, collegate ai fatti storici che magari a noi io a questo punto cederei la parola a lui, fermo restando che poi potremmo, se lui crede, se è d'accordo, dibattere, interloquire ovviamente anche con voi, e gli chiederei per cominciare soprattutto qual è il suo assessment, qual è il suo parere sulla situazione attuale del cantone di Afrin, della situazione nel nord della Siria. Io sono tornato da pochi giorni dalla Siria e a 20 km da Aleppo ci sono i militari turchi, ci sono che sono per strada, non dico come fossero a casa loro in Turchia, ma insomma sono tranquillamente dislocati lì. Chiederei per cominciare il suo parere sulla situazione attuale, eventuali sviluppi e alla luce di quanto sta succedendo, anche alla luce, tutto sommato, io credo si possa dire, di questa larga indifferenza per le sorti del Rojava, del cantone di Afrin, quali possono essere le speranze che ancora si possono nutrire sul futuro di questo esperimento politico, etnico e sociale. Io vorrei ringraziare sottosopra l'Arcibellezza per averci invitato qui, aver organizzato questo incontro, e vorrei anche ringraziare Fulvio Scaglione per essere venuto e approfittare appunto e cogliere anche la proposta, approfittare del fatto che non siamo tantissimi anche per magari dare un po' più di spazio al dibattito. Comunque sono veramente contento che anche Fulvio sia qui, perché comunque una persona, raramente succede in Italia di avere una persona così informata su quello che sta avvenendo, quindi in realtà approfittiamo anche del fatto che siamo noi due per magari farci le domande giuste e prendere anche dal pubblico, dai presenti, suggerimenti e rispondere anche alle domande che possono aver loro, anche perché questo silenzio che in questo momento regna non solo in Italia ma anche in Europa su quello che sta avvenendo in Siria, dopo
tutto il mito è nato attorno alla difesa di Kobane, dove tutti i media di tutto il mondo non facevano altro che parlare di quella resistenza, di quel popolo dignitoso, valoroso, che combatteva l'ISIS, il nemico di tutto l'Occidente. A un certo punto si pensava che l'ISIS arrivava in Italia, su Roma. E in questo momento invece non si parla più della guerra in Siria, quasi come se non esistesse più, fosse finita. Se ne parla solo per quando si parla dei rifugiati che arrivano e muoiono sul mare, ma sembra che arrivino dalla Luna, sembra che non ci siano conflitti da cui scappano. Non si parlano più di quel conflitto in particolare. Ecco, io posso dire che il Rojava, confermo quello che ha detto Fulvio per quanto riguarda la complessità di quel conflitto, di quella guerra civile che è andata anche oltre ai confini siriani. Certo, i curdi nella storia non erano politicizzati innanzitutto, non avevano un'idea politica, erano sunniti, radicali islamici. Parliamo della caduta dell'impero ottomano, dove non esisteva nemmeno l'idea di uno stato curdo, né ambivano ad averne uno in quell'epoca. Ricordo di aver letto questo libro di Faisal I, si chiama proprio così, è stato re dell'Iraq subito dopo la caduta dell'impero ottomano, e raccontava in questo libro come una delle questioni principali che doveva affrontare quotidianamente e che lo preoccupavano di più nel cercare di governare questo stato iracheno neonato era proprio cercare di evitare che la popolazione curda massacrasse le minoranze cristiane in Iraq. Parliamo anche del genocidio degli armeni in Turchia, di cui i turchi insieme ai curdi presero parte in primo piano fino a riuscire a completare questo genocidio, perché gli armeni oggi in Turchia sono stati completamente cancellati. Ma parliamo di altri tempi, parliamo di tempi che sono cambiati completamente nei decenni di lotta di liberazione del popolo curdo in Turchia e in Siria, decenni in cui dall'ispirazione del primo Barzani, parliamo del Barzani nonno, non di questo, del Barzani che in questo momento è uno dei leader del Kurdistan regionale curdo iracheno. Ecco, il Barzani nonno è una figura chiave per comprendere innanzitutto che cosa è diventato il popolo curdo, perché è stato il primo curdo leader del popolo curdo, inteso come popolo generalizzato nel senso più ampio del termine, ad aver guidato una lotta di liberazione armata contro Saddam Hussein, contro lo Stato iracheno. E quella lotta armata di liberazione è stata forse la prima che, seguita da varie ondate, fino a ispirare per esempio anche il giovane Abdullah Öcalan, nacque il PKK. Dal PKK ci fu un altro processo di politicizzazione, di crescita politica e di consapevolezza identitaria, perché se parliamo degli anni 70 per esempio, parliamo del popolo curdo che in Turchia stava per essere assimilato. La lingua curda era quasi stata cancellata, l'identità curda era stata quasi annientata completamente. Parliamo di un'epoca di lotte che non andavano anche oltre a quelle curde di liberazione, dove vari anche partiti comunisti turchi, anzi i curdi erano probabilmente una piccola parte di queste lotte e questi movimenti di liberazione comunisti che attraversavano tutto il Medio Oriente e che in Turchia avevano conosciuto un'impennata enorme.
fino al punto tale che lo Stato turco, l'esercito turco aveva dovuto addirittura fare un colpo di Stato militare per cancellare questo, questi movimenti e queste lotte, andando a imprigionare, a fare imprigionamenti di massa, cancellando completamente questi partiti politici, comunisti, questi movimenti, tutti meno che uno, tutti meno che il PKK, che con Abdullah Öcalan aveva avuto la genialità di abbandonare il territorio turco prevedendo questo colpo di Stato militare che avrebbe fatto cadere la mannaia su tutti i movimenti di liberazione presenti sul territorio, e andando invece in Palestina. Nella Palestina è dove nacque il PKK realmente, perché in Palestina arrivarono questi curdi, curdi politicizzati ma anche non, perché tutti questi partiti comunisti in Turchia facevano, come posso dire, facevano campagna politica, assemblee, movimento, soprattutto nelle città, nei centri universitari, mentre PKK aveva avuto, anche per necessità, perché i curdi erano una delle popolazioni più povere della Turchia, lo dovete fare nelle campagne, nei villaggi, nelle periferie più abbandonate, dove lo Stato turco quasi non esisteva, dove non si sapeva nemmeno che ci fossero milioni e milioni di proletari abbandonati a se stessi. Insomma, tutti questi curdi iniziarono a fluire in Palestina, e fino al punto tale che tutti i campi palestinesi, sia del PLO che dell'PLFP, che persino dei Pasdaran iraniani, si ritrovavano completamente riempiti di curdi, completamente riempiti. Parliamo di migliaia di curdi che si andarono ad addestrare e a imparare le nuove pratiche anche di liberazione dal punto di vista armato. Lì nacque il PKK come partito e come braccio armato della liberazione curda, e di, in qualche maniera, quello che portava anche questa torcia, in qualche modo, di tutto il movimento anche socialista e comunista presente sulla regione. Utilizzarono quello che impararono su quei campi, si trovarono anche a combattere contro lo stesso Israele a un certo punto, dove morirono 12 curdi combattendo fianco a fianco con i palestinesi, e in qualche maniera erano ancora un partito marxista-leninista in quell'epoca. E durante le lotte, durante il passare del tempo, i cambiamenti geopolitici, il crollo dell'Unione Sovietica, il PKK riuscì anche a costruire Abdullah Öcalan, dopo che fu catturato proprio a Roma, cioè non a Roma, ma arrivò anche a Roma, ma subito dopo averla lasciata fu catturato nella sua prigionia. Riuscì ad andare oltre la dottrina marxista-leninista, andando a costruire qualcosa di proprio di quel territorio, e andò a costruire qualcosa negli anni, nei decenni quasi di prigionia, un'idea che andava oltre lo Stato, un'idea che fosse sostenibile e potesse essere una chiave di volta per la questione medio orientale in generale, non solo la questione curda. Andò in qualche maniera anche fuori dalla questione curda, dalla necessità di uno Stato curdo, andò a cancellare anche le istanze di Stato curdo. Non si parlava più di Stato curdo, ma si parlava di autonomia, si parlava di un progetto politico confederale, si parlava di cultura, si parlava di democrazia. Insomma, si parlava di quello che potete trovare sintetizzato nel contratto del Rojava. Questo produsse un movimento attorno alle idee di Öcalan, un movimento che dalla Turchia alla Siria andò a
a contagiare milioni e milioni non solo di curdi, ma in primis curdi sicuramente. E in Turchia e in Siria questa cosa diventò evidente nel momento della guerra civile siriana, dove l'esercito libero siriano nasceva, ma dall'altra parte i curdi presenti su quel territorio avevano interiorizzato dei principi, perché dovete capire che i curdi in Siria sono nella parte nord della Siria, in una piccola striscia confinante con la Turchia, e quindi furono contagiati da questa ideologia. Fondamentalmente costruirono per la prima volta nella pratica queste idee. All'inizio furono tre piccoli enclavi curdi, ci fu la battaglia contro l'ISIS, ma poi dopo la liberazione di Kobane, dopo questa resistenza che ispirò il mondo in quel momento e fece intervenire per la prima volta gli americani nel conflitto siriano a bombardare quegli stessi jihadisti che avevano armato fino a qualche mese prima, andando fondamentalmente a scardinare quel conflitto, quella guerra civile nel suo cuore in qualche modo. Ecco, io posso dire che oggi non vediamo più solo curdi presenti in questo progetto. I curdi sono, francamente a me non interessa niente dei curdi come etnia, a me interessa dei proletari curdi come popolo, come comunità, e mi interessa tanto dei proletari curdi come dei proletari arabi, yazidi, armeni, cristiani, e quella rivoluzione è una rivoluzione che parlava a tutti loro. E oggi vediamo che questa rivoluzione in Siria si è espansa oltre i confini dove i curdi erano presenti, andando a contagiare gli arabi, andando a contagiare i cristiani, gli yazidi, i turkmeni, andando fino a Raqqa e oltre. Oggi il territorio dove si pratica questo confederalismo democratico, ovvero questa democrazia dal basso, femminista, ecologica, è qualcosa che parte da Kobane e arriva fino a Raqqa e fino al confine iracheno, e oltre Deir ez-Zor fino al confine iracheno e poi a nord tra il confine iracheno e turco. Io posso dire che un tempo, ecco, Fulvio probabilmente ha visto i turchi, e l'ho visti anch'io, e i turchi qualche mese fa sono intervenuti militarmente in Siria attaccando questo Rojava, questo territorio del confederalismo democratico, attaccando il cantone di Afrin, uno dei primi tre cantoni che aveva sposato questa ideologia politica. Era anche dei tre cantoni il cantone più pacifico. Il cantone di Afrin contava 1 milione di persone, tra curdi, cristiani, arabi, e in questo cantone hanno, per 7 anni della guerra civile siriana, sono a nord di Aleppo, hanno accolto i rifugiati da tutta la Siria, chiedendo solo come discrimine che si sposasse l'idea della democrazia e che non si cercasse di imporre la sharia o imporre determinati pensieri sugli altri. E tanti rifugiati hanno trovato rifugio dalle bombe e si sono potuti ricostruire la loro vita in questi 7 anni, finché la Turchia non ha deciso che quel territorio andava cancellato. È intervenuta militarmente utilizzando 35.000 jihadisti di al-Nusra e di vari altri gruppi jihadisti e ribelli, e ha utilizzato bombardamenti, carri armati, artiglieria, e durante quel mese e mezzo di guerra davvero micidiale, dove infrastrutture civili venivano prese di mira costantemente, dove migliaia sono morti, dove gli stessi che difendevano Kobane, inneggiati dal mondo, difendevano quella regione, si sono ritrovati però all'improvviso a non essere più gli eroi della democrazia e dei valori occidentali
più belli, ma si sono ritrovati ad essere in qualche maniera relegati al dimenticatoio. Nessun media, che io ricordo, durante quel mese e mezzo ha voluto coprire quello che stava succedendo ad Afrin. Tutti parlavano attorno a quel periodo poi di se Assad avesse utilizzato o meno il gas a Ghouta orientale, mentre Afrin, una regione di 1 milione di persone, veniva cancellata, dove quella democrazia veniva cancellata e sostituita dalla Sharia e dal regime turco. Ecco, quell'invasione c'è stata, 500.000 da quella regione hanno dovuto scappare, e a difendere quelle colline, ci tengo sempre a ricordarlo, c'erano anche dei combattenti, dei volontari italiani presenti, che mentre difendevano quella regione, quel territorio, quel popolo soprattutto, quel popolo democratico, dall'alto venivano bombardati dagli elicotteri italiani venduti alla Turchia, e che la Turchia non ha esitato a utilizzare. Sono stati bombardati ospedali. Amnesty International ha rilasciato più volte chiamate, appelli che sono rimasti inascoltati. Nessun capo di governo europeo ha preso la parola. Qualche leader europeo, di paesi europei, ha detto qualcosa, qualche giornale ha scritto qualcosa, ma non c'è stata una copertura, ed è stata voluta quella non copertura di quel conflitto. Anzi, durante quel mese e mezzo l'Europa ha confermato di nuovo due pacchetti da più di 1,5 miliardi l'uno a Erdogan per gestire i profughi. Erdogan diceva, tra l'altro, che quella invasione in cui andava a cancellare la democrazia con la Sharia, con l'ISIS fondamentalmente, era un'invasione che era in accordo con gli accordi sulla gestione dell'immigrazione presi con l'Europa, perché lui ha sempre detto: io i rifugiati li voglio mettere in una striscia di sicurezza dentro il confine siriano, e questa striscia di sicurezza, però, dove voleva costruire il più grande campo profughi del mondo, era abitata, ed era abitata proprio da quei democratici, quei curdi che lui ha giurato guerra e morte, perché li vede come la più grande minaccia all'integrità territoriale turca, proprio perché su quel confine turco ci sono milioni di curdi oppressi che chiedono, ecco, che si sentono ispirati da quella rivoluzione e vogliono prendere quel modello democratico autonomo come modello di vita e di governo delle proprie città. L'anno prima proprio c'è stata una campagna di bombardamenti turchi su quella striscia turca in Turchia, dove sindaci di varie città a maggioranza curda avevano sposato quest'idea dell'autonomia, del confederalismo democratico, e di tutta risposta si sono ritrovati bombardati in Turchia. Comunque sembrava a un certo punto la Siria, certi paesi, certe città turche. Comunque questa invasione c'è stata, e subito dopo che questa invasione è finita qualche media ha cominciato a parlarne. Sono uscite le immagini, tra l'altro non erano permessi i giornalisti occidentali in quell'invasione, ma le immagini l'hanno comunque pubblicate gli jihadisti pro-Turchia, che la Turchia ha utilizzato, ed erano immagini fatte da loro con i telefonini, in cui hanno iniziato a depredare, a saccheggiare le case, a saccheggiare i negozi, le attività, hanno iniziato a torturare le persone, a rilasciare loro stesse immagini in cui torturavano, decapitavano, gridavano Allahu Akbar con il dito alzato. Oggi, dopo 7 anni di democrazia e femminismo, si possono vedere per la prima volta donne con il burqa attraversare e camminare in giro per il centro di Afrin. Comunque la cosa è degradata molto, sembra che all'Occidente non interessi più sostenere questo popolo, soprattutto perché non gli interessa inimicarsi questo alleato scomodo che è Erdogan, il presidente ormai dittatore della Turchia. Però diciamo che la situazione è complessa e difficile davvero parlare di tutto.
Quindi questo sarà l'intervento più lungo che faccio, ve lo prometto, e lascio a Fulvio la parola. Naturalmente credo sia scontato che c'è libertà di intervento, certo. Quindi basta al limite alzare la mano. Io volevo chiedergli, si è sentito nella lettura del contratto sociale parlare contemporaneamente. Temo che il microfono acceso. Non ho toccato la parte. Nella lettura del contratto sociale che abbiamo ascoltato all'inizio di serata si è sentito parlare contemporaneamente di democrazia, integrità territoriale della Siria, autonomia. Ora, secondo te è possibile nella situazione attuale, lasciamo per un attimo perdere le difficoltà della guerra, dell'occupazione, eccetera, ma è possibile tenere insieme questi tre elementi, considerato la situazione che vede la vittoria militare di Assad sostenuto dai russi? Direi, almeno questa è la mia sensazione, la vittoria non solo militare ma anche politica di Assad, perché io ho avuto la netta sensazione in quest'ultimo viaggio, e lo dico brutalmente, che se domani si facessero libere elezioni in Siria col controllo dell'ONU eccetera eccetera, io credo che se Assad si presentasse vincerebbe le elezioni. Appunto, autonomia dentro integrità territoriale della Siria, autonomia dentro la Siria, democrazia. È come una specie di gioco dei tre cartoni, apparentemente, no? Dove, come si chiamava, il gioco delle sedie, non so come si faceva da bambini, no? Che uno rimaneva sempre poi in piedi senza sedia. Cosa ne pensi? Era anche nella domanda che mi hai fatto prima, cioè allora innanzitutto io avevo un compagno nel battaglione che ho fondato, il battaglione internazionalista che ancora oggi esiste, dove gli internazionali possono unirsi per sostenere quella rivoluzione in modo armato. Questo compagno era spagnolo e aveva cucita sulla divisa la bandiera della Repubblica Spagnola, della Repubblica di Spagna, la guerra civile spagnola. E lui era anarchico e lui sosteneva ardentemente quella rivoluzione, tuttora non è mai tornato. Fa lavoro civile con i bambini, lui ha studiato per fare il cameraman, il regista, quindi sta facendo dei film con i bambini curdi, film che cercano di raccontare la cultura di quella rivoluzione. E cosa è successo alla rivoluzione spagnola? La cosa che si ricorda più spesso è che si diceva prima vinciamo la guerra e poi facciamo la rivoluzione, questa dettata anche dalle dinamiche geopolitiche di allora. C'era Stalin che aveva paura di spaventare le borghesie europee facendo una rivoluzione comunista in quel momento, e quindi stava cercando di fare più che altro riforme, e in qualche maniera questa cosa è andata a soffocare poi quella rivoluzione, anche quella guerra, anche quella guerra civile, anche andando a demoralizzare poi le mitiche unità, le mitiche milizie spagnole di cui faceva anche parte le brigate internazionali. Ecco, in Rojava questo non succede. In Rojava si dice la rivoluzione si fa subito, il processo rivoluzionario deve andare avanti subito, non deve essere rallentato dalla guerra, e non è rallentato dalla guerra, realmente se sicuramente ci sarebbe stato, l'hai visto, quella rivoluzione è una rivoluzione che a corpo, a vita, non è guidata a livello militarmente. Le unità di protezione del popolo
YPG, YPG, sono solo l'avanguardia militare di questa rivoluzione. Fanno parte del popolo e sono al servizio del popolo, non hanno nessun tipo di ruolo dal punto di vista politico. La politica è lasciata al popolo e il popolo fa le proprie assemblee, costruisce i propri governi locali, costruisce le proprie infrastrutture politiche e porta avanti le donne portano avanti le istanze più importanti, come quella di la liberazione della donna, che è fondamentale in quella rivoluzione, perché il problema principale della Siria, come un po' di tutto il Medio Oriente, non è il capitalismo in sé, ma il sistema feudale. E il sistema feudale in Siria è tenuto in piedi dagli uomini, fondamentalmente, al potere, dai capi clan, che sono sempre uomini. Quindi la liberazione della donna è una delle fondamentali istanze per sradicare dall'interno quei sistemi e abbattere dall'interno, senza spargimenti di sangue, quei sistemi feudali. Questa è una delle istanze, ma sono infinite: l'ecologia, le cooperative economiche, le cooperative sociali, sono tutte in essere, sono tutte in divenire, sono tutte in continua crescita, in continuo sviluppo. Tant'è che non solo i curdi, ma anche gli arabi, nei villaggi arabi, nelle città arabe, stanno portando avanti queste dinamiche rivoluzionarie. Però c'è una cosa da dire quando si parla di Assad, come quando si parla della Russia, come quando si parla degli americani. Scordatevi l'idea che Assad e la Russia siano una cosa, un fronte unico. Non è così. Come lo YPG e gli americani sono lontani da essere un fronte unico. Assad, la Russia per esempio, quando ha dato Afrin in mano alla Turchia, Putin ha fatto un accordo con Erdogan in cui prometteva la costruzione, siglava l'accordo per una costruzione di una centrale nucleare completamente gestita dai russi e completamente a spese russe in Turchia. Un altro accordo, sempre prima che la Turchia invadesse Afrin, era per un gasdotto che passava dalla Turchia alla Russia. Dovete capire che Afrin era di competenza russa, lo spazio aereo di Afrin, lo spazio aereo di Aleppo erano russi. La Russia a un certo punto ha dato questo spazio aereo alla Turchia, ha permesso ai jet, ai droni turchi, agli elicotteri d'assalto turchi di volare e bombardare, e sono stati un elemento fondamentale per la sconfitta della resistenza di Afrin, perché Afrin non aveva montagne, solo qualche collina, e quando l'esercito turco si stava per avvicinare ad entrare nella città, le forze curde hanno deciso di ritirarsi perché non erano disposti a utilizzare i civili come scudi umani, e quindi la Turchia ha potuto catturare in un mese e mezzo una regione che altrimenti, senza copertura aerea, ci avrebbero impiegato più di un anno, e forse non ci sarebbero nemmeno riusciti. Assad non era d'accordo su questa cosa. Ad Afrin c'erano le milizie pro-Assad a combattere insieme ai curdi ad Afrin. La stessa cosa avvenne anche prima, non era una novità, quando la Turchia invase per la prima volta la Siria con le proprie forze armate, prendendo Jarabus, che era in mano facendosi consegnare Jarabus dall'ISIS, che stava per essere liberata dalle forze curde, e poi combattendo contro l'ISIS, che invece non voleva abbandonare al-Bab, la Russia andò, non solo permise alla Turchia di entrare nel proprio spazio aereo, ma utilizzò i propri droni e i propri jet per aiutare la Turchia a prendere al-Bab, una città che era in mano all'ISIS e che stava per essere liberata dalle forze curde. Io c'ero quando i russi hanno sostenuto la Turchia dal Bab, era dal Bab, e con me c'erano i generali iraniani e i generali di Assad, che cercavamo in qualche maniera di tagliare la strada alla Turchia per arrivare prima di loro. C'era stata una corsa disperata, per 2 settimane abbiamo corso cercando di annientare le difese dell'ISIS per arrivare ad al-Bab prima della Turchia. La Turchia ci ha bocciato sul tempo, non erano d'accordo con Putin. Tutte
tutte le forze di Assad hanno fatto di tutto per evitare che la Turchia arrivasse là, mentre nello stesso momento Putin bombardava dalla parte dei turchi invece che dalla parte nostra. Noi eravamo senza copertura aerea in quel momento. Non c'è un'alleanza solida, un fronte comune, ci sono interessi che su determinate questioni si congiungono e su altri sono completamente opposti. Bisogna capire che quel territorio, quella regione, è una regione altamente preziosa, non solo per quanto riguarda il petrolio, il gas di cui è ricca, ma anche per quanto riguarda una pura questione geopolitica militare. Quel territorio è un territorio che tutti si stanno contendendo, quindi da una parte ci sono le forze imperialiste americane, dall'altra ci sono i russi, poi ci sono gli iraniani, poi ci sono gli Hezbollah, poi c'è Assad, poi ci sono i generali di Assad che hanno altri interessi rispetto a Assad. Per questo ogni volta che sento che è stato utilizzato il gas da parte di Assad, certe volte sono sicuro che è stato così, ma perché determinati generali non gliene frega assolutamente niente di cosa gli interessa Assad. Al generale Druso, che è sostenuto e rappresentato da un'intera massa di drusi, un intero popolo di drusi, che fondamentalmente per loro è lui il presidente ed è un generale capo di 50.000 soldati, a lui non gli importa. I suoi interessi non sono gli interessi di Assad, si congiungono su determinate cose, su altre sono completamente opposti e quindi se la giocano. Questo per spiegare che quella rivoluzione, quel confederalismo democratico, quel modello politico non è un modello politico che, per quanto mi riguarda, da quanto ho visto sul campo, è un modello che dà fastidio ad Assad più di tanto. È un modello che dà fastidio tanto alla Turchia, e ora che Putin sta cercando di avvicinarsi sempre di più a Erdogan e alla Turchia, anche come strumento per destabilizzare la NATO e per sostenere la propria economia, la minaccia più grande per quel popolo oggi è la Turchia. La Turchia è una minaccia enorme anche per Assad, perché Idlib, i jihadisti che stanno a Idlib sono a Nusra, i jihadisti che ora stanno ad Afrin, in quella che era Afrin, fino a Jarablus, cioè fino a Kobane, sono jihadisti pro-Turchia, alcuni affiliati ad al-Nusra, altri più affiliati alla Turchia, ma comunque sono oggi una minaccia enorme per Assad, perché finché loro non depongono le armi, quella guerra non finirà mai. Il problema è che adesso questi, oltre a non deporre le armi, hanno i soldati turchi, i carri armati turchi, l'esercito turco a difenderli. Ad Idlib hanno costruito torrette militari attorno a questa città per impedire ad Assad di fare qualsiasi forma e tipo di incursione. Quindi questa guerra, ecco, più che avere la Rojava, ovvero il confederalismo democratico, in pericolo, è una guerra che non vede all'orizzonte un termine, soprattutto perché le forze che hanno generato quella guerra, che hanno armato le forze jihadiste, che hanno armato l'ISIS, che hanno inventato l'ISIS, costruito l'ISIS, sono tuttora presenti e non hanno nessuna forma più di opposizione a livello internazionale. Quindi quando prima ci si opponeva all'ISIS, non si è mai fatto il passaggio successivo di opporsi a chi armava e finanziava l'ISIS, come la Turchia, come l'Arabia Saudita, che oggi sono partner sia della Russia, paradossalmente, che degli Stati Uniti. Quindi è una situazione complessa, ma è una situazione che ha bisogno che si faccia informazione e di cui se ne discuta, perché davvero i mass media e diciamo la narrazione principale sembra davvero essere un'altra.
d'accordo su due affermazioni che mi sembrano sotto traccia di quello che Karim ha appena detto. E la prima è che sicuramente il Rojava non è in sé un pericolo o comunque una questione che Assad non possa in qualche modo gestire o accettare. E questo spinge a dire che in Siria, intorno alla Siria, non c'è una guerra, ci sono tante guerre diverse che si intrecciano e si alternano. E poi ovviamente sono particolarmente d'accordo sul concetto che si è sostanzialmente fatto da parte occidentale, si è sostanzialmente fatto finta di combattere l'ISIS, perché per combattere l'ISIS era chiaro che la cosa principale da fare era tagliare i canali di rifornimento. I canali di rifornimento non li abbiamo mai tagliati perché i migliori amici dell'ISIS sono i nostri migliori amici, quindi questo non poteva darsi. E qui, volendo, se volessimo allargare il discorso, ma non lo faremo, dovremmo anche domandarci perché la famosa guerra al terrorismo cominciata nel 2001 non solo non ha ottenuto risultati positivi, ma è stata, se noi andiamo a vedere, una clamorosa sconfitta. Cioè tutto il mondo occidentale, più una larga parte del resto del mondo, nel 2001 ha dichiarato guerra, war on terror, la guerra al terrorismo. E quello che noi ci siamo ritrovati è che tutti gli indicatori, se noi andiamo a vedere il numero di morti per terrorismo, il numero degli attentati, eccetera, 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 fino probabilmente ad adesso, sono tutti negativi. Quindi la gran parte del mondo nel 2001 ha dichiarato guerra al terrorismo e questa guerra l'ha vinta il terrorismo. Il che significa che non è avvenuto perché i terroristi sono più bravi, più potenti, più ricchi, eccetera, perché al contrario, sono tutto meno. Questo è avvenuto per la ragione di qui sopra, perché noi siamo da 2001 senza interruzione, noi intendo dire i paesi sviluppati occidentali, Italia compresa, i migliori amici dei migliori amici interruzione. Però dentro tutto questo quadro, mentre io credo di riuscire a capire gli interessi anche perversi di alcuni dei protagonisti, per esempio riesco a capire l'interesse perverso della Turchia, riesco a capire l'interesse di Assad, riesco a capire l'interesse della Russia che cerca di... la Russia non è mai veramente amica, è mai veramente nemica di nessuno, praticamente lì dentro, perché l'Arabia Saudita che in teoria dovrebbe essere un suo nemico, però ci fa gli accordi sul petrolio. Con l'Iran sono amici, però permette che Israele bombardi le installazioni iraniane. Cioè, la Russia secondo me gioca un ruolo, riesco a capire, insomma, provo e mi pare di capire che cosa abbia in mente Putin e che cosa stia perseguendo. Quello che io non riesco assolutamente a capire è qual è la strategia occidentale, ammesso che esista una strategia. O viceversa, cercando di evitare l'idea, questa sì, veramente, come dire, angosciante, mortifera, che l'unico obiettivo reale sia quello di spargere la maggior quantità possibile di caos ovunque sia possibile. Ecco, volevo chiedere a te, che hai questa visione molto diretta e molto, molto appunto dal campo, oltre che più generale, più ampia, se tu riesci a capire quale sia l'interesse, quale sia il piano, il progetto, l'idea che anima i continui interventi occidentali in questa regione, in particolare negli ultimi anni, in quest'area. È un po' come parlare del capitale di Marx, nel senso che la strategia, lo spiega molto bene Clausewitz in uno dei suoi poemi, è qualcosa che con la guerra cambia. Cioè gli obiettivi di una strategia non saranno gli stessi quando la guerra inizia e a metà della guerra e quando la guerra finisce. Saranno completamente cambiati, saranno stati cambiati proprio dall'elemento motore di cambiamento che è la guerra. Perché la guerra è qualcosa che cambia, non solo le persone ma gli stati, i
governi, la politica. Diciamo che quella guerra civile siriana è nata sull'ondata delle primavere arabe. Primavere arabe che sono nate come davvero un grido disperato del Medio Oriente, dal Maghreb, di ricerca di democrazia dopo la caduta dell'impero ottomano, conosciuto solo dittatura, questi paesi arabi. E questa primavera arabe sembrava, con l'inasprirsi della crisi economica, un grido disperato, genuino, di richiesta di democrazia da parte di questi, da questo popolo, uno dei popoli più oppressi del mondo. E cosa fanno le forze occidentali? Cosa hanno fatto? Hanno utilizzato quel momento per fare pulizia, togliere chi gli era stato scomodo in quei decenni. L'hanno fatto con Gheddafi, abbiamo visto nella Libia, e hanno provato a farlo anche con Assad. Il problema è che Assad non era Gheddafi. E l'hanno fatto con Assad, con l'Arabia Saudita, la Turchia, gli Emirati Arabi, in prima linea, pronti alla nuova crociata jihad contro gli sciiti. L'aumentare dell'influenza dell'Iran è qualcosa che spaventa a morte l'Arabia Saudita, quei re, quegli sceicchi. E quindi volevano approfittare della cosa per spaccare questo asse sciita, di cui Assad era una delle figure più rispettabili. Tutti volevano farsi le foto con Assad, anche Napolitano non vedeva l'ora di farsi una foto con lui, farsi ritrarre con questa figura, questo statista politico. Il problema è che Assad non era Gheddafi e gli alleati di Assad non erano gli alleati di Gheddafi. Quando gli americani, in prima linea, pronti a fare, a portare avanti questa strategia, insieme all'Inghilterra, per esempio, ci sono foto in cui hanno, non so se è lui o meno, ma ci sono foto in cui c'è davvero Baghdadi, uno che assomiglia a lui, non so se poi è lui, è difficile capirlo, con i capi, questi invece si riconoscono, dei ribelli siriani, tra cui anche esponenti di al-Nusra, che incontravano il vicepresidente americano, e gli americani avevano riempito l'ISIS, al-Nusra, i vari gruppi jihadisti, di armi, di addestramenti, di risorse, di soldi, per abbattere Assad. Poi, quando è che è stato tutto? Quando l'ISIS fece un po' di testa propria, non solo attaccò al-Nusra, ma invase oltre il confine siriano, andando in Iraq, e in Iraq avevano fatto saltare un po' tutto. L'invasione irachena è stata il momento in cui gli americani hanno iniziato a parlare dell'ISIS. Fino a quel momento è come se l'ISIS non fosse esistita, c'era solo Assad, il macellaio. E ecco, quindi in quel momento l'ISIS, dove si capì che l'ISIS andava eliminata, iniziarono a farsi saltare in Europa, iniziarono a mostrare le loro smisurate ambizioni territoriali, iniziarono a comparire nelle Filippine, iniziarono a comparire in Africa, iniziarono a comparire in tutti gli scenari del mondo. E questo attirò l'attenzione dei media, perché l'ISIS faceva anche un uso mediatico estremamente professionale, estremamente avvincente, che aveva una capacità di comunicare direttamente con l'Occidente, andando a scavalcare la narrazione portata avanti dai mass media, spesso controllata da queste potenze. E quindi a quel momento gli americani soprattutto dissero: ah, dobbiamo sconfiggere l'ISIS. Vi ricordate l'assedio degli Yazidi nel Sinjar dopo la caduta di Mosul? Se vi ricordate, in quel periodo si pensava che l'ISIS arrivasse persino a Baghdad, era arrivata alle porte di Baghdad. Kirkuk? Arrivò a Kirkuk, arrivò ovunque, insomma. Ecco, in quel momento cose cambiarono. Subito dopo Sinjar ci fu l'invasione di Kobane, l'eroica resistenza curda, e in quel momento gli americani iniziarono a bombardare. A quel momento cambiò in qualche maniera la strategia. Quindi la strategia in questo momento era diventata una questione di prestigio per il presidente americano, di dire:
sconfiggerò l'ISIS, vi dimostrerò che riesco a sconfiggere l'ISIS, che l'ISIS sta facendo saltare in Europa. Il popolo europeo, indignato da questo gruppo terroristico, portò i governi, realmente portò i governi ad intervenire, a voler dire ok, anch'io sto bombardando, anch'io sto facendo qualcosa, anche il Marocco, che non c'entra niente, anche il Marocco c'aveva un jet che girava sopra Kobane durante... La Danimarca ha fatto un sacco di incursioni aeree, la Danimarca, nessuno sapeva nemmeno che sono elezioni militari. Neanche i curdi, lo sapevo. E ecco, lì cambiò in qualche maniera la strategia, anche dovuta al prestigio che poteva dare e soprattutto la vergogna che avrebbe dato non intervenire contro l'ISIS. E poi l'ISIS iniziò a essere sconfitto, i curdi iniziarono a espandersi, iniziarono a portare questo progetto bellissimo, democratico, anche agli arabi che venivano liberati dall'ISIS, perché io ci sono stato, vi posso dire, io pensavo che gli arabi fossero tutti ISIS. Ve lo dico sinceramente, io ero convinto che Taqa, che sta a 10 km da Raqqa, fossero tutti ISIS. Ero convinto, erano sotto il controllo dell'ISIS da 5 anni. Ho detto, arrivo, anche i curdi ne erano convinti. Arriviamo, sono tutti ISIS. Sono arrivato a Taqa, il mio gruppo d'assalto. Io ero il primo che arrivava sui fronti, perché i fronti li costruiva il mio gruppo. Taqa non è una grossa città. È una città che sembra una banana per la sua forma, si sviluppa per lungo e sono poche strade. Una delle principali strade avanzava il mio battaglione, la mia squadra d'assalto, con io in punta. E va sicuro che l'ultimo pezzo di Taqa che abbiamo preso, ci siamo infiltrati così tanto nel territorio nemico che eravamo 800 metri dentro rispetto alla nostra linea del fronte. C'era una collina di mezzo, quindi eravamo dentro. Ci siamo infiltrati dentro un edificio abbandonato, ancora in costruzione. Abbiamo barricato l'ingresso e ci siamo nascosti là. E quindi nessuno sapeva che noi eravamo presenti in quell'edificio. E la mattina, chiaramente le infiltrazioni le facevamo di notte, la mattina abbiamo visto la gente venire per strada, scendere. Verso le 7-8 di mattina le persone sono iniziate a formarsi, quindi prima i ragazzini, poi le donne che andavano a fare spesa, poi hanno iniziato ad aprire i negozi. Si aprono i negozi durante la guerra, non lo posso assicurare, davanti e dietro al fronte, cioè i negozianti siriani, non gli frega niente delle bombe, finché vendono. E la gente si è iniziata a raggruppare, poi qualche ragazzino aveva notato, io avevo trovato questo periscopio militare che utilizzavo per osservare, no? E la mia squadra era schierata, avevamo preparato le bocche di fuoco nell'edificio che abbiamo camuffato e quindi da fuori ma sicuro non si vedevano, ma dei ragazzini vedono questo periscopio, quindi iniziano a indicare e capiscono che c'è una presenza militare in quell'edificio. Io avevo anche la radio leggermente, non potevo tenerla troppo bassa perché sennò non sentivo, capisco bene l'arabo e il curdo, però se non tengo la radio a un volume decente non riesco a capire quello che dicono, soprattutto gli arabi, perché li parlano l'arabo siriano. E quindi tenevo questa radio e quindi loro sentivano la radio e hanno visto sto periscopio e quindi hanno capito che là, vedevo i ragazzini indicare il nostro edificio, eccetera. E la gente ha iniziato a... le donne ancora giravano col burka integrale, quindi la gente ha iniziato ad avere un po' paura perché avevano pensato che fossimo un'unità dell'ISIS presente in quell'edificio. E quindi i ragazzini hanno smesso di giocare, le persone hanno smesso di ridere per strada, facce cupe, eccetera. A un certo punto ricominciano la loro vita normale e c'erano dei ragazzini seduti su un marciapiede che ridevano e scherzavano fra di loro e a un certo punto passa un uomo con la barba lunga, non era un militare ma era chiaramente una figura politica dell'ISIS, perché l'ISIS è un po' come il partito fascista in quel territorio, quindi ci sono quelli che ne fanno parte e quelli che non ne fanno parte.
E quando è passato quest'uomo sono tutti spaventati, sono spariti, i ragazzini hanno smesso di ridere, ha chiamato un po' di gente attorno a lui, ha iniziato a rimproverarli con il dito, a urlarli, questi erano a testa bassa, eccetera. Era molto scortese, aveva due persone con lui, e quando l'ho visto ho ordinato ai miei uomini di uscire e di catturarlo. Quindi siamo usciti velocemente, l'abbiamo preso, hanno visto le nostre divise, che erano le classiche divise YPG, c'erano già da mesi in radio, nei loro canali radio erano bombardati da messaggi delle forze democratiche siriane che dicevano che sarebbero arrivati, che avrebbero liberato la città, che non dovevano preoccuparsi, che le loro case non sarebbero state toccate, eccetera, eccetera, e che la città sarebbe stata riconsegnata a loro soprattutto. Dopo che abbiamo catturato quest'uomo, l'abbiamo portato dentro l'edificio e ci siamo preparati, detto adesso ci attaccano. Dopo 10 minuti arriva uno con il motorino, con 4 stecche di sigarette sotto il braccio, è iniziato a venderle per strada, la gente ha iniziato a fumare, vedevi le donne col burka passare, e a un certo punto tutte cupe, a un certo punto parlavano con questi ragazzini, con la gente che era per strada, e si levavano il burka e tutti indicavano che eravamo lì, che siamo arrivati, eccetera. E lì ho capito una cosa: potevamo aprire l'ingresso, chiaramente erano sempre di guardie armati a coprirci per 160 gradi, tutte le cose del caso, però sono andato a parlare con i locali. Ho capito che quei locali non erano l'ISIS e non c'era l'ISIS in tutta Talca, non c'era un'abitazione dell'ISIS in tutta Talca. Gli ISIS, questi del partito, avevano preso tutti casa in un complesso di palazzi che stava a 800 metri da Talca, Musherfa, che stava sull'Eufrate, che è la parte più bella di Talca, e tutti i jihadisti internazionalisti, foreign fighters, come i ceceni, eccetera, hanno tutti preso casa là. Tutti i membri del partito avevano preso tutte le case più belle là, avevano il loro quartiere. E quindi, parlando con i civili, mi hanno iniziato a indicare tutte le case che loro stavano utilizzando in quella zona. Mi hanno detto: guardate, abbiamo visto un cecchino che si era intrufolato in quella casa là, abbiamo visto questo che sta là. Hanno iniziato a darci tutte le indicazioni del posto, eccetera. Gli ho chiesto chi era l'uomo che abbiamo catturato, hanno immediatamente detto perfettamente chi era, suo nome e cognome. E ci hanno spiegato che loro fondamentalmente si erano rotti le palle dell'ISIS, erano contenti, l'avevano ammesso quando l'ISIS era arrivata la prima volta, perché era arrivata portando un sacco di soldi, portando un sacco di business, perché l'ISIS, oggi lo YPG controlla lo stesso territorio che controllava l'ISIS, e quelle storie che dicevano che l'ISIS si sosteneva perché era brava a fare l'agricoltura, che era brava a tassare, che faceva l'elemosina, eccetera, è vero che faceva un sacco di elemosina, apriva degli edifici in cui portava da mangiare a tutte le famiglie povere, a tutte le vedove, eccetera, tutti, ma perché l'Arabia Saudita gli dava un sacco di soldi, avevano un sacco di soldi da spendere. Abbiamo visto un sacco di bellissimi articoli del prestigioso New York Times che ci spiegava che nessuno li aiutava, ma che loro raccoglievano le tasse, eccetera, no? No, lo stesso territorio è controllato da YPG, lo stesso identico territorio, se non di più, perché controlliamo anche tutta la striscia molto più ricca nel nord della Siria, dove loro non hanno mai controllato niente, ma sicuro che non ci sono tutti quei soldi, sono tutti poveri. A Raqqa, quando io chiedevo, c'è una bella villa qua che possiamo, cioè, scherzavo con un arabo, dicevo, c'è una, qua vedo un sacco di ville enormi, gli ho detto, c'è una siriana che si può sposare, no, sai? E questo mi ha fatto, ma che stai dicendo? Qua a Raqqa sono tutti poveri, le ville che vedi sono state tutte costruite per gli emiri dell'ISIS, non c'è una villa di un siriano di Raqqa. E a Talca, dopo quei 6 mesi, 8 mesi di innamoramento iniziale, come è successo anche in Italia quando era arrivato il fascismo, non ne potevano più dell'ISIS. E quando siamo arrivati ci hanno accolto a braccia aperte. Questo non solo a Talca, ma in centinaia di villaggi, a Raqqa un po' meno, però in centinaia di villaggi, in centinaia di città, questa è stata la risposta del popolo siriano in qualche modo. E a me questa risposta mi ha davvero scardinato molte certezze che avevo, ecco così, nella vita.
perché poi quando vai nel territorio scopri che le cose sono diverse. Domande? Adesso è il vostro turno. Io volevo chiederti una cosa. Adesso si parla molto di quella alleanza che sta nascendo tra il GPG e l'esercito di Damasco in funzione antiturca, con la possibilità di essere presi e a far parte dell'esercito siriano. Ho letto che c'è in ballo questa discussione, con anche questioni sul petrolio, di quelle zone che una parte rimarrebbe comunque ai curdi, eccetera. Perché io credo fondamentalmente che il rischio maggiore Assad sa che viene dalla Turchia. E quindi rispetto a questa fascia che voi difendete, io credo che ci sia un interesse strategico di Assad e dell'esercito siriano a impedire un ulteriore avanzamento. Volevo sapere se questo si potrebbe tradurre in un'alleanza antiturca pur nelle diversità, diciamo così, delle posizioni. Puoi provare a rispondere tu, che no, sei appena stato. Sì e no, nel senso che Assad ripete continuamente che l'obiettivo è recuperare il 100% del territorio siriano, quindi di non lasciare in mano nulla a nessuno che non sia il governo centrale. Però sono convinto di quello che diceva lui, cioè in questo momento, secondo me, il grande regolatore di questi rapporti è proprio la Russia, con i suoi patteggiamenti, i suoi interessi strategici. La Russia che ha interesse strategico a che Assad ovviamente non cada, e a questo punto non cadrà, ma che ha anche l'interesse strategico ad avere un rapporto produttivo con la Turchia, così come ha un interesse strategico a non compromettere i rapporti con Israele. Un terzo della popolazione russa, diciamo. Sì, si parla russo correntemente nelle... E così come ha, secondo me, un interesse strategico a tenere l'Iran in una determinata posizione, non troppo e non troppo poco. Cioè in questo momento la Russia si presenta, ma proprio credo in Medio Oriente più che solo in Siria, come il grande regolatore, cioè come il paese che può essere amico di tutti perché rispetta tutti, rispetta le diverse impostazioni, che quindi può fare accordi con tutti, eccetera, eccetera. Assad da solo non ha la forza, anche in un'ipotetica alleanza con i curdi del Rojava, non ha la forza, anche questa alleanza non avrebbe la forza per rovesciare l'attuale situazione. Il che riporta sia in parte quello che diceva lui e in parte quello che io penso da sempre, cioè che non ci sarà pace in Siria, diciamo, annessi e connessi, finché non si raggiungerà un accordo internazionale che ovviamente supera le parti locali, che verrà deciso da qualche parte, in qualche capitale, ma certo non verrà deciso né a Damasco né ad Afrin, diciamo, no? Un accordo che permetta un po' a tutte le parti di trovare soddisfazione. Quale sia la base di questo accordo ovviamente non ho idea, che secondo me lo rende anche un po' più improbabile, perché è molto difficile immaginare che a un certo punto si trovi una composizione degli interessi sauditi, degli interessi americani, degli interessi turchi, degli interessi russi, degli interessi israeliani. Certo, è chiaro che sia i curdi sia Assad e il suo governo avrebbero interesse a buttare fuori i turchi. Tra l'altro, appunto, l'abbiamo sentito nel contratto, no? L'autonomia dentro l'integrità territoriale della Siria, quindi, però certamente questi due protagonisti da soli non sono in grado di ottenere questo risultato. Io ho sempre pensato che la non caduta di Assad sia un fatto epocale, perché per la prima volta la strategia americana del regime change,
cosiddetta esportazione della democrazia, che viene varata nel 1989 all'indomani del crollo del muro di Berlino dal presidente George Bush padre, e che viene mantenuta e che è di fatto l'unica politica estera americana vera. Adesso forse con Trump cambia qualcosa, ma questa politica la vara George Bush senior, la sposa Bill Clinton democratico due mandati, e la incrementa George Bush junior repubblicano, la mantiene Obama democratico, è l'unica politica estera degli Stati Uniti alla fin fine, no? Ecco, è un fatto epocale che Assad non ha fatto la fine di Milosevic, non ha fatto la fine di Saddam Hussein, non ha fatto la fine di Gheddafi, no? Perché la ruota si è inceppata. E questo è questo che poi ha fatto anche deflagrare la situazione. Questo mi ha sempre spinto a pensare che Assad, che non è caduto per opera degli americani, potrebbe essere tolto di scena dai russi, nel senso che se si dovesse arrivare ad un'ipotesi di questo fantomatico, sto facendo fantapolitica, lo confesso, accordo internazionale che sottile, i russi potrebbero giocarsi la carta di Assad, nel senso, voi americani mettete X, voi sauditi mettete Y, i turchi mettono Z e io metto come mio pegno Assad. In questo momento Assad può essere fatto fuori solo dai russi, secondo me. In questo momento ovviamente no, perché loro vogliono qualcosa in cambio, come tutti, lì tutti vogliono qualcosa, insomma. Però c'è un altro elemento fondamentale per la Russia, ed è ovvio, la Turchia, perché non credo però che un accordo di questo tipo possa essere risolutivo, perché la Turchia non può più tornare indietro per una questione molto semplice: quei ribelli, quella Nusra, l'esercito libero siriano, al-Zinki, ci sono centinaia di gruppi e movimenti jihadisti presenti in Siria in questo momento, sostenuti dalla Turchia, armati dalla Turchia, finanziati dalla Turchia e difesi militarmente dalla Turchia. Questi movimenti in questi anni hanno fatto uno scambio con Erdogan. Erdogan, che ha cercato di consolidare il suo potere in Turchia andando a sfidare l'esercito turco, andando a sfidare i repubblicani turchi, quelli che volevano una Turchia secolare basata su i principi di Ataturk, è andato a sfidare Gulen persino, ha dovuto prendere una forza da qualche parte, l'ha presa dalle milizie jihadiste presenti in Turchia. Oggi a Nusra in Turchia ha centinaia di sedi dislocate su tutto il territorio, ha una rete, un network enorme presente nella Turchia. I gruppi grigi stessi, i turchi, si sono fusi in qualche modo con la Nusra. E oggi sono quasi la stessa cosa in Turchia. Cosa significa questo? Significa che Erdogan non può più abbandonare al-Nusra senza conseguenze in Turchia. Immaginatevi, al-Nusra non è i curdi, non è un amico che puoi tradire senza conseguenze. Al-Nusra oggi non fa attentati in giro. Questo è l'ISIS che li fa. Al-Nusra oggi costruisce network, anche in Italia è presente Al-Nusra ed è forte. Costruisce network economici, politici, di giro di armi, di soldi, di costruzione anche di supporto politico e sociale nei territori in cui operano. Se Al-Nusra oggi decidesse di fare attentati in Turchia in maniera dislocata, cioè in maniera generale, al massimo livello possibile, la Turchia andrebbe a fuoco. Erdogan rischierebbe di perdere una sua base elettorale consistente, che è proprio quella più radicale, quella che ha fermato il golpe quando il golpe è stato tentato dall'esercito turco. Chi pensate abbia fermato quel golpe? Cioè, si dice la gente turca è scesa in strada, avevano dei barboni lunghi così quelli che sono scesi in strada. I turchi che avevano, i soldati turchi che avevano bloccato uno dei ponti principali a Istanbul con i carri armati eccetera, sono stati decapitati
cioè non è normale che la folla ti linci, ti decapiti. Quelli che erano decapitati erano gente che sapeva decapitare, diciamo. Erano le milizie che durante queste elezioni hanno dato fuoco alle sedi dell'HDP in tutta la Turchia, hanno andato a pestare, a uccidere candidati politici dell'opposizione. Erdogan non può fare passi indietro, anche perché la strada che ha preso è quella della riespansione a livello anche territoriale di quello che erano i vecchi territori dell'impero ottomano persi. Una riislamizzazione della Turchia. Quindi realmente Erdogan non abbandonerà mai, secondo me, al-Nusra e i gruppi jihadisti oggi presenti nella Siria. Se mai ci fosse un accordo, quelli si tengono quel territorio che hanno preso, da lì non se ne va. La grande cambiamento geopolitico e politico internazionale che è avvenuto in questi anni, più grande di tutti, secondo me, è l'elezione del presidente Trump. Perché un tempo Putin, certo, faceva un po' quello che voleva dalla parte di Assad in Siria, però era tenuto molto in check, cioè in controllo, dalla presenza americana in Siria. Certi movimenti non li poteva fare senza conseguenze. C'era, diciamo, un equilibrio delicato con la NATO stessa che aveva Putin in Siria. Oggi sembra che questo equilibrio sia completamente saltato. La NATO con gli Stati Uniti stessi, cioè gli Stati Uniti adesso stanno praticamente smantellando la NATO, quando in realtà la NATO stava giocando un ruolo nel Medio Oriente per tenere a bada l'espansione della Russia, che sembra essere completamente saltato. Quindi è difficile capire un attimo come si può risolvere quella cosa, però per quanto mi riguarda a livello personale posso dire questo: metà del popolo siriano è stato cacciato dalla Siria, tant'è che uno dei detti che dicono là, i siriani, che il popolo siriano voleva cacciare Assad, Assad ha cacciato il popolo siriano, quindi metà della Siria è vuota del suo popolo originale. Però quei territori che in questo momento, che siano controllati dai jihadisti di al-Nusra o che siano controllati dalle unità di protezione del popolo, ovvero dal confederalismo democratico, sono territori che non torneranno più a essere i territori di prima. Cioè sono territori in cui le persone, cioè se tu vuoi, secondo me, riprendere Idlib, cioè tu ti riprendi le macerie di Idlib, non il popolo di Idlib. Cioè Assad non riprenderà mai Idlib per quanto riguarda il popolo di Idlib, o fa come Ghouta orientale, ovvero prende le macerie e caccia tutti quelli che sono dentro, e quindi una pulizia etnica di massa, altrimenti questo sogno della Siria unificata, della Siria pacifica, eccetera, non si darà mai. Secondo me l'unica chiave che è stata sostenibile, pacifica, che è stata presentata fino a questo momento, è la chiave presentata dal confederalismo democratico e da questo popolo partigiano, resistente, che in qualche maniera si dice, lo dicono loro stessi, credendoci, per quanto sembrerà anche ingenuo, dicono: noi non combattiamo per il popolo curdo, noi combattiamo per l'umanità, e crediamo che questo modello politico non sia applicabile solo in Siria, ma sia applicabile come risoluzione dei problemi di tutto il Medio Oriente e magari anche forse di tutto il mondo, perché uno dei più grandi mali presenti in Siria non sono i personaggi in sé come Assad, Erdogan, eccetera. Uno dei più grandi mali è il sistema imposto a quel territorio con un trattato che si chiama Skypico, e in quel trattato hanno costruito un sistema non sostenibile da quel territorio, un sistema che opprime, che crea guerra, che crea morte, che crea sfruttamento, disparità e morte, fondamentalmente. Quel sistema è il sistema Stato occidentale esportato e disegnato con un righello senza tenere conto di nessuna differenza etnica, linguistica, religiosa su quel territorio, andando tra l'altro a instaurare dittatori. Quindi quel sistema è la ragione dei mali della guerra civile siriana e di tutte le guerre che secondo me stanno avvenendo nel Medio Oriente. Finché quel sistema non si cura, ed è un sistema che a quanto pare la comunità internazionale non vuole in nessun modo di visitare, toccare,
come mi senti dire a tutti i leader, la mappa della Siria, la mappa dell'Iraq non può essere ridisegnata, non verrà ridisegnata. Sì, ma due ubriachi, uno inglese e un altro francese, l'hanno deciso 100 anni fa. Cosa vuol dire che non può essere ridisegnata? Nemmeno quando lo stesso popolo chiede che venga ridisegnata, perché gli interessi occidentali sono che non venga ridisegnata, non può essere ridisegnata. Cioè quel popolo non può decidere per le proprie vite. Questa è la più grande oppressione di tutte, più grande di quella dell'ISIS, più grande di quella di al-Nusra, più grande di qualsiasi altro, perché c'è un'intera potenza internazionale che sta opprimendo un popolo, imponendogli un sistema che crea guerra e morte. Altre domande? Interventi? Obiezioni? Volevo fare una domanda a lei, perché la domanda che a lui è, ma questo sono già trattato, è il rapporto che c'è tra i media italiani, europei e la vicenda siriana. Io vengo intanto con questo articolo, con l'articolo di Alberto Neri, però sono delle fonti bianche, cioè io sono allucinato dal fatto che in una discussione emerge le cose, che l'ISIS e questi gruppi terroristici sono sostanzialmente stati, sono finanziati, formati, appoggiati dai paesi occidentali, dalla nostra reale. Facciamo contratti di Gardari, materie prime, armi, eccetera. Dico, com'è possibile che queste cose che tengo, possono considerarsi delle verità assodate a livello mondiale, e poi sui media, giornali tipo Repubblica, Corriere, parlano dell'Italia, possono parlare del New York Times, forse la domanda è banale, però dico, com'è possibile che possano appoggiare delle campagne giornalistiche che mistificano questa realtà? Cioè, quando ad esempio si fa la difesa dei white helmets, su cui si può discutere o meno, ma comunque ci sono queste campagne mediatiche con Roberto Saviano, quello che si pongono come paladini della difesa dei diritti civili in Siria, parlando di libertà e tutto, quando in realtà le condizioni di disastro che ci sono, con tutte le contraddizioni che ci sono, che abbiamo descritto, che abbiamo descritto, sono causate da noi. Cioè, mi domando come si possono considerare giornalisti e attendibili i nostri mezzi di comunicazione. Chiedo a lei, giornalista, cosa ne pensa, perché mi sembra una cosa fondamentale anche perché la popolazione poi capisca, si faccia un'opinione di un punto e di un altro, perché così, salvo qualche mosca bianca come lei, secondo me, questa è un'opinione, se uno legge Repubblica, pensa che sì, no. Repubblica, come tutti i media nazionali, destra, sinistra, noi vogliamo collocare, effettivamente si fa fatica a avere le informazioni secondo da persone che sono anche sul campo, da persone come lei che va sul campo come giornalista. Sì, io vorrei aggiungere una domandina, quella attaccata, sullo stesso argomento, che è più personale, ma quanto è difficile per una mosca bianca, come posso dire tu, come te, proporre un articolo su quella vicenda? Cioè, quanto è difficile a livello giornalistico su Limes o Repubblica o nell'ambiente stampa giornalistico proporre al proprio editore un articolo su quei temi? Ma io ho un'età, come si dice ormai, quindi ho un mio giro e dentro quel giro lì mi muovo. Certamente è molto difficile, però io non voglio fare, parlare di me, perché io le mie cose le faccio e quindi non posso lamentarmi. Diciamo che il problema è più generale. Io sono molto convinto che tutto dipenda da questa idea, che è un'idea geniale, quella dell'esportazione della democrazia, è una strategia politica geniale, ben pensarci. Certo, uno non deve pensare che viene lanciata proprio nel momento in cui la democrazia si è fermata sola in tutto l'est, perché gli verrebbe da dire, ma scusa, ci pensi adesso? Adesso che la democrazia si è ferma da sola, a te ti viene in mente di esportare. Non ci potevi semmai pensare un pochino prima, se proprio ci tenevi, no? Però è geniale, perché è un perfetto, come si può dire, è un alibi perfetto, un alibi per il delitto perfetto, perché qualunque cosa tu fai, tu la fai per la democrazia. Qualunque porcata fai, è per la democrazia.
è per il bene degli altri. Quindi sei innocente sempre. Allora tu lo fai in Afghanistan, è un disastro, ma lo fai per la democrazia, cavolo. Cosa c'è di più nobile? Lo fai in Iraq, è una roba allucinante, cioè è una roba, io l'ho scritto e lo ripeto, Bush e Blair vanno portati alla corte dell'AIA come Milosevic, forse più di lui. No? E invece Tony Blair, per dire come funziona l'Occidente, non solo viene, dopo quella roba lì, viene mandato a fare il mediatore tra israeliani e palestinesi, cioè dopo che ha distrutto uno Stato arabo, lui viene mandato a fare la pace tra gli ebrei e gli arabi. E sta lì per 7 anni al, come si chiama, al Colony Hotel di Gerusalemme a spendere un pacco di soldi dei contribuenti e tutta Europa. E poi scrive, fa le conferenze su come bisogna trattare col mondo islamico, no? È straordinario, cioè pensateci, perché è una roba che per me è diventata normale, ma mettetevi nei panni di un iracheno che vede questa roba qua, cioè, cazzo, se non fa un attentato quello lì non fa nessuno. Cioè è una roba da... Pensate a noi quanti decenni, e non è ancora finita, siamo andati avanti con i lutti, i rancori, le vendette del fascismo, del postfascismo, eccetera, eccetera. E mettetevi nei panni di un iracheno, cioè ci siamo garantiti odio per 50 generazioni. E poi c'è la Libia, e poi, cioè, però è tutto per la democrazia. È tutto per la democrazia. Quanti milioni di persone siamo disposti a sterminare in nome della democrazia per fare il loro bene? Per il loro bene li ammazzeremo tutti. 13 anni di embargo contro l'Iraq, per esempio anche la politica degli embarghi, non si è mai visto un governo, tra virgolette, cattivo, cadere perché è stato sottoposto a embargo. Mai. In compenso soffrono le popolazioni civili. Oggi in Siria c'è l'embargo, ma non è che Assad, se c'ha mal di denti, non può curarsi. Mentre invece io sono stato in una casa di religiosi che da 7 anni ospita i malati di tumore in tutta la Siria, che non hanno più le medicine e che per fare una chemioterapia devono vendersi la casa, perché c'è l'embargo? Voglio dire, noi facciamo delle porcate straordinarie in nome del bene, della democrazia, dei grandi ideali, perché siamo buoni. E vogliamo che tutti gli altri siano buoni come noi, diventino buoni come noi, no? Senza per esempio valutare, nel caso del Medio Oriente, come sia possibile, che insomma il Medio Oriente ha una cultura cioè stiamo parlando dal 700, no? Era largamente cristiano, è diventato in meno di un secolo straordinariamente, maggioritariamente musulmano, e questo è successo diciamo intorno all'800-900. Quanti anni, quanti secoli sono passati? E noi non ci domandiamo mai se in tutti questi secoli, a parte qualche luminoso esempio come Rojava, qualche esperimento qua e là, o tutti questi 450 milioni di medio orientali sono tutti cretini, oppure ci sarà una ragione perché lì la democrazia non ha attecchito finora, no? O sono tutti scemi, o noi invece siamo convinti che noi andiamo lì e diciamo: oh, guarda, c'è la democrazia, e loro: ma non ci avevo pensato, porca miseria, meno male che mi hai bombardato così, mi è venuto in mente che c'è la democrazia, ma se solo l'avessi capito prima. Allora, adesso scusate, io sto facendo un po' il buffone, ma è solo per dire che questa cosa dell'esportazione della democrazia è un alibi straordinario per tutti, anche per quel fesso di Saviano che non sa niente della Siria, non sa nulla, non sa neanche dov'è, non c'è mai stato, non ci sarà mai, non è mai stato in Medio Oriente, non sa un tubo. Confermo che non sa dove sia, perché ha scritto, ma l'ha intervistato per il mio libro, ero in Rojava e gli ho detto: sono tra confine siriano e iracheno. Mi ha chiesto dove era Rojava e mi ha chiesto dove era esattamente la Siria, se da questa parte o dall'altra dell'Iraq. C'era sopra o sotto, sì. Ma è palese, però è un alibi straordinario, è un alibi straordinario. La democrazia, ma cosa c'è di più bello?
No. L'errore forse sta nell'assimilare la parola democrazia al sistema che noi dobbiamo impostare lì, nel senso che non è vero che democrazia corrisponde al sistema nostro, economico, probabilmente anche un titolo delle parole da parte. Ma poi ci sarebbero tanti... Chiedo scusa. È il concetto della crociata. Cioè, allora, prima si portava il cristianesimo e ci sono state le crociate. Poi dopo c'è stato il colonialismo e bisognava battezzare la chiesa dall'avallo alla schiavitù, il converso degli schiavi, perché bisognava queste persone battezzate se non sarebbero morte nel errore. La giustificazione si trova sempre. Il problema è sempre il problema del capitale, in fondo. La storia è fatta sempre di buoni propositi che scatenano guerre. Le guerre nascono sempre da accordi di pace, ad esempio. E poi purtroppo la storia la scrivono i vincitori, quindi è chiaro che, voglio dire, c'è sempre una ragione nobile. C'è un bellissimo scritto di Robespierre, all'indomani della rivoluzione francese, lui si era opposto a che si esportasse la rivoluzione, proprio usa questa parola, dice: la democrazia e le rivoluzioni non si esportano, non cadiamo nella trappola di andare a fare le guerre, e poi si è visto rivoluzione napoleonica. Purtroppo la storia è fatta di queste cose e bisogna, come dire, smontare il marchingegno, però per smontare il marchingegno bisogna conoscere i fatti e soprattutto conoscere come si evolve, come si parte, no? Da colpo di pistola Sarajevo, che in realtà la prima guerra mondiale non nasce da lì, ma è stata molto prima dal congresso di Berlino, quindi è tutto a tartanelli che si collegano, e questo fatto qui di l'aria di portare la democrazia è una scusa, una balla, è un pretesto, perché poi noi siamo convinti di vivere in una democrazia, ma c'è anche questo da dire, no? Perché prima c'era il mondo diviso in due, adesso il mondo diviso in due è monotematico, però questo mono mondo che è rimasto ha questa pretesa di considerarsi a roba il fatto di essere considerato democratico. Il discorso anche il concetto di democrazia, però siamo sempre lì, ci dice che quelle cose sono complicate, bisogna fare discorsi lunghi, e la gente oggi i discorsi lunghi non la sopporta più perché ormai si piace la storia. Ma comunque, siccome la domanda era perché la stampa e comunque l'informazione, perché ha questo meraviglioso alibi, che è un alibi meraviglioso perché ti consente di andare secondo la corrente, no? Di andare dove ti porta il fiume, non hai problemi. Non hai problemi a pubblicare, non hai problemi. Guardate quello che succede, è indicativo. Trump è una cartina tornasole meravigliosa, perché se voi prendete i giornali italiani, per esempio quello che ho citato prima, un giorno Trump è amico di Putin e un giorno dopo Trump è nemico di Putin, e non si riesce a capire questa roba. Se tu ti distrai un momento non ti ritrovi più lo stesso Trump sullo stesso giornale, neanche per sbaglio, no? E io poi personalmente, vabbè, però adesso sto rubando veramente tantissimo tempo, io ho anche una mia idea molto personale. Io sono ben felice di vivere una democrazia e mi auguro che un giorno tutti possano godere dei vantaggi da Rojava in avanti, però io contesto l'idea che il mondo debba essere tutto uguale. Il mondo è vario, ci sono delle nazioni che hanno delle storie pazzesche alle spalle, che hanno delle tradizioni, che hanno delle filosofie, e non si capisce per quale ragione a noi possa venire in mente che questi paesi debbano prendere tutto il loro, bello o brutto che sia, tutto il loro passato e buttarlo via per fare un piacere a noi. Questa è una cosa che io non capisco, non capisco. Ma come si può immaginare, per dire, che la Russia, che ha una tradizione di centralismo, di autoritarismo centrale, eccetera, eccetera, a un certo punto cambi perché fa piacere a noi? Cambierà semmai quando avranno voglia loro, ma non per fare un piacere a noi. E la Cina? E l'India? Ma come possiamo? E quindi anche il Medio Oriente. Il mondo è vario. E non si uniforma solo perché fa comodo a noi, per vendere a tutti le stesse scarpe Nike, le stesse magliette, eccetera, eccetera. Non funziona così.
Se vuoi farlo funzionare così, devi fare quello che vediamo, cioè dei grandissimi pasticci sanguinosi. Prima di concludere volevo semplicemente dire una cosa. Noi quest'ultimo mese con la campagna Siamo Afrin, insieme a fianco della campagna invece portata avanti dalla Mezza Luna Curta, per aiutare anche a livello concreto, oltre che fare, abbiamo fatto serate come queste in cui parlavamo, informavamo e facevamo un dibattito su questa situazione, perché nessuno ne parlava, soprattutto nei giorni e nelle settimane che hanno succeduto l'invasione e l'occupazione turca di Afrin. Afrin ha visto 500.000 persone sfollate, ha visto e tuttora vede sparizioni, uccisioni, torture politiche da parte di jihadisti che torturano la popolazione locale, la estorcono, ci sono continui rapimenti, richieste di ostaggi, di soldi. Stanno fondamentalmente cercando di derubare, di rapinare un intero popolo, lo stanno facendo sistematicamente tutt'oggi, ma di questi 500.000 che hanno lasciato questa regione, questo popolo democratico, curdo, arabo, cristiano, 300.000 di loro sono rimasti intrappolati, sono tuttora intrappolati a Sheba, tra il territorio di Assad e quella che era casa loro, ora occupata dei jihadisti, dove c'è il filo spinato e trincee che non possono permettere, anche volessero fisicamente, di tornare a casa propria. Quelle case sono state occupate dai jihadisti, non solo quelli che hanno invaso con la Turchia, ma sono arrivati dal Ghouta orientale, che ha caricato centinaia di autobus e pullman le famiglie dei jihadisti, la popolazione anche non jihadista che abbandonava Ghouta araba, e hanno portato queste colonne di pullman ad Afrin, consegnandogli le case dei curdi cacciati. Questi 300.000 sono rimasti intrappolati, erano senza cibo, acqua e medicine. Noi abbiamo fatto una campagna anche di raccolta fondi per inviare cariche di cibo e di medicinali. C'erano bambini che morivano di stenti. Siamo riusciti a mandare finora 60 tonnellate di cibo, un altro carico di qualche tonnellata di medicinali, e ora manderemo il grosso, tra qualche giorno manderemo il grosso di quello che abbiamo raccolto, attorno ai 40-50.000 euro di fondi raccolti, oltre a quelli che abbiamo già inviato, e l'abbiamo fatto con presentazioni, cene, iniziative, e l'abbiamo fatto anche portando quelle che sono state portate da Rojava, anche se sono state fatte in Pakistan, perché in Rojava non ci sono fabbriche, non c'è un settore manifatturiero, però le hanno fatte con i disegni curdi in Pakistan e venivano vendute in Rojava. In Rojava abbiamo acquistate 1.000 di queste kefie, che sono le kefie classiche che indossano i partigiani e le partigiane combattenti in quel territorio, e abbiamo fatto anche acquistate lì anche per sostenere quell'economia, e oggi sono portate 10. Se volete sostenere e far parte di questo sforzo, il costo vivo per portarle fino a qua è stato 6 euro a kefia, anche perché non ci sono porti, abbiamo dovuto farle volare fondamentalmente dall'Iraq, quindi hanno attraversato la Siria e dall'Iraq sono arrivati qua. Quindi le vendiamo a 20 euro l'una, che è parecchio, lo so, però per chi se lo può permettere, quelle sono le kefir originali del Rojava, e se le acquistate sappiate che quei soldi nella loro interezza andranno a persone che ne hanno davvero bisogno, e si sostiene anche così, si lotta anche così dalle nostre parti, quindi si fa quello che si può.